Marco Cardani, la PL esce sconfitta dal palo del Mauro anche in gara 4, stavolta l'approccio era stato buono, forse non aver aumentato quel parziale su più 9 e poi inizio terzo quarto ancora una volta l'approccio non all'altezza. Sì, guarda, l'approccio onestamente è stato quello giusto, abbiamo combattuto nel primo tempo, ma anche nelle difficoltà offensive del secondo non abbiamo più preso oltre i 20 punti a quarto dai nostri avversari a casa loro, considerato anche come hanno tirato da 3 punti col 45% è sicuramente un aspetto positivo, no? Di essere riusciti a star lì difensivamente. Chiaro che oggi il problema è stato in attacco, soprattutto nel secondo tempo abbiamo smesso di costruire i tiri, li abbiamo affrettati, li abbiamo presi senza ritmo, con giocatori non nelle migliori condizioni di equilibrio, di fiducia, e quindi chiaramente le percentuali non sono state drammatiche al tiro da 3 punti contro una difesa con i corpi di Avellino. La costruzione dei tiri al ferro e da 3 punti è fondamentale. Soprattutto contro la zona c'è stata grande fatica. Sì, zona, ma in generale il fatto che Bortolini in area chiaramente ti sfida, no? Ti aspetta al ferro, quindi dobbiamo essere più bravi, come abbiamo fatto nelle prime due gare, a riuscire comunque a coinvolgerlo nelle situazioni di pick and roll, con le penetrazioni degli esterni. E coi post bassi dei 4, che abbiamo fatto benissimo finalmente nel primo tempo oggi, sia con Ferraro che con Lobiondo e Campori, quando aveva vantaggio fisico. Chiaro, sono aspetti su cui oggi ci siamo un po' appesi, siamo un po' arrangiati su queste cose, non sono la nostra caratteristica principale, dobbiamo essere bravi a ritrovare, no, i nostri punti di riferimento offensivi. Guardando le percentuali dei nostri esteri del quintetto, chiaramente non sono quelle abituali, quindi chiaramente dobbiamo ritrovare la fiducia, il nostro ritmo in attacco ed essere pronti per giocare al meglio gara 5. Due partite interamente da PL, due da Avellino altrettanto, quindi si parte, diciamo, alla pari in gara 5, il fattore campo torna per il bianco-blu, sarà fondamentale. Sì, chiaramente ci aspettiamo ancora una volta il tutto esaurito a casa nostra. Chiaramente sappiamo che saremo sostenuti da tutto il nostro pubblico, ma la cosa importante è che noi in queste 72 ore ritroviamo fiducia nei nostri mezzi, ritmo offensivo e la capacità di costruire i tiri di squadra. Ecco, oggi abbiamo, soprattutto nel secondo tempo, affrettato delle conclusioni, abbiamo forzato, cercando di tornare in partita con delle soluzioni individuali che ovviamente a questo livello non pagano.